Con questo nuovo accesso laterale possiamo avere dei tempi operatori molto più brevi, che permette quindi al paziente di avere meno dolore nel post-operatorio, essere sottoposto a meno impiego farmacologico durante l'intervento e dopo l'intervento e potersi mobilizzare in piedi già in prima giornata post-operatoria senza particolari dolori o limiti. Mentre l'approccio classico alla colonna viene fatto posteriormente, andando a trattare la colonna appunto solamente con un approccio da dietro, con queste nuove tecniche possiamo andarlo a trattare invece dall'addome o dal fianco. In particolare dal fianco possiamo inserire delle protesi discali vere e proprie, sostitutive del disco, con la misura e l'angolo e tutte le caratteristiche necessarie per sostituire completamente il disco del paziente. Il trattamento tradizionale impone un accesso posteriore. Possiamo inserire delle protesi discali non così idonee come vorremmo e abbiamo diversi limiti. Con questo nuovo accesso laterale possiamo avere dei tempi operatori molto più brevi, dei rischi di danneggiamento sui nervi quasi assenti e inserendo delle protesi discali nuove con anatomia e forma assolutamente molto più idonea a quella della colonna normale. Con un intervento che dura sostanzialmente meno e permette di ottenere dei risultati anatomici migliori, noi possiamo mettere in piedi i pazienti e farli deambulare in prima giornata postoperatoria e dimetterli dopo al massimo 2-3 giorni, con l'indicazione di andare a casa e poter camminare tranquillamente, poter fare le scale, che sono spesso le classiche domande che ci fanno, senza ovviamente poter caricare le prime settimane, ma sostanzialmente potendo tornare subito, senza nemmeno l'impiego del busto, a una vita più o meno normale quotidiana.